Sono andata avanti tutta la notte e proseguono anche questa mattina le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ha interessato le valli di Ranzo, divampato da ieri mattina e alimentato dal vento incessante. Coinvolti i territori di Funghera, Germagnano, Pessinetto, Traves, numerose squadre dei vigili del fuoco stanno operando sul posto. Nel pomeriggio di ieri erano intervenuti Canadair, ma in serata, quando il calare del buio ha impedito la prosecuzione dell'intervento dell'alto, la situazione è divenuta ulteriormente critica. Le fiamme si sono infatti avvicinate pericolosamente alle case. Nella zona del santuario di Sant'Ignazio sono state evacuate 3 case e in queste ore si potrebbe decidere di evacuare una frazione intera. 3 fronti che bruciano, case senza acqua e senza corrente. I tecnici stanno valutando la chiusura dei collegamenti viari più importanti. Le diverse squadre dei vigili del fuoco attendono l'intervento ulteriore del Canadair per cercare di fermare le fiamme che corrono rapide.